Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva, in studio Cristian Panzanaro. Rabbia tra i tifosi della Juventus per il video pubblicato oggi da alcuni quotidiani. Altri ne riportano anche solo il testo, con uno dei PM dell'inchiesta Prisma sui bilanci della Juventus, Ciro Santoriello, che scherza sulla anti-juventinità a un convegno pubblico. Per la trasferta di Salerno, Allegri annuncia il forfait di Bonucci in difesa e quelli di Pogba e Paredes a centrocampo. Dietro dovrebbe toccare Alexandro, mentre sulla fascia De Sciglio è in vantaggio su Cuadrado. In attacco Vlahovic, titolare con Di Maria a supporto, e Chiesa pronto a entrare a gara in corso. Nicola invece punta su Dia e Piatek, mentre a centrocampo potrebbe esserci ancora spazio per il duo Nicolussi-Caviglia. Il Toro, dopo la vittoria casalinga ottenuta contro l'Udinese, ha scavalcato i friulani in classifica e ora si trova a occupare il settimo posto con ben 30 punti. Un traguardo importante che i granata hanno deciso di festeggiare tornando ad aprire le porte del Philadelphia ai tifosi. Un modo per compattare l'ambiente in vista dell'importante e difficile match contro il Milan, con la squadra di Stefano Pioli che sicuramente scenderà in campo con il coltello tra i denti per uscire dal grande periodo di crisi che sta attraversando da un po' di tempo. Il 25-26 febbraio a Torino torna la mitica 24 ore podistica, che lascia la sua tradizionale collocazione di metà aprile. Il programma di gara comprende, come da tradizione, più distanze, oltre che le 24 ore che scatterà dalle 10 del 25 per concludersi alla stessa ora del giorno dopo, sono previste anche le 8 ore e la 100 km con le classifiche proprie. Le nostre opere pubbliche e quelle regionali, come ho sempre detto, sono in corso e non hanno nessun tipo di problema. Per quanto riguarda il pattinaggio, dopo la rinuncia di Baselga di Pinè, stiamo valutando le ipotesi in merito a una possibile apertura nei confronti del Piemonte, che vorrebbe ospitare la specialità a Torino. Fontana aggiunto, vediamo quali sono le offerte proposte, poi si faranno delle scelte. È una questione anche di organizzazione, perché le Olimpiadi sono partite con queste sedi. Per allargare bisogna fare una serie di iniziative, concluso, come ad esempio un nuovo mini villaggio olimpico anche a Torino. È tutto, grazie per l'attenzione, Rosario Perez in regia. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.